Siamo finalmente giunti a Roccaverano con il nostro Terra Mare Vino ed è usanza lasciare un piccolo segno del nostro passaggio alle realtà che ci ospitano. Vogliamo veramente ringraziare Paola e tutto il Consorzio per la tutela della Rubiera del Roccaverano per questo proseguo di collaborazione, quindi siamo riusciti a raggiungervi con le nostre adorate auto d'epoca. Grazie a voi assolutamente per questa collaborazione, questa opportunità che ci avete dato e con tutte queste collaborazioni che continuano ad essere per noi molto importanti. Allora, grazie di cuore e il nostro viaggio all'interno di Terra, Mare e Vino, che parte proprio qui da Roccaverano, ovviamente continua. Siamo partiti da Roccaverano e siamo arrivati a Denice, questa piccola perla dell'Alta Langa in provincia di Alessandria, con il sindaco Fabio Lazzarino che vogliamo ringraziare per averci accolto e qui avete un posto meraviglioso. Grazie a voi per esserci venuti a trovare. Il comune di Denice è un piccolo comune di circa 175 abitanti, rimane tra la Langa e il Monferrato ed è un paese diciamo incontaminato, nel senso che qui sembra che il tempo si sia fermato al Medioevo e quello che possiamo offrirvi è quello che vedete alle mie spalle, che è la torre del 1200 alta 33 metri, erano torri d'avvistamento. E poi il concentrico del paese che è completamente in stile medievale con case in pietra e anche contornato da un museo a cielo aperto di ceramica contemporanea. Altri diciamo, monumenti possono essere la chiesa di San Lorenzo, dove all'interno sono stati rinvenuti recentemente degli affreschi risalenti al 1500. Ma i nostri equipaggi stanno girando in tondo, no? Perché abbiamo ideato in tua collaborazione questo scatta al volo. Non devono fermarsi se non per ritirare una bottiglia che fa parte del contesto, però cosa devono fotografare? Abbiamo scelto di fotografare le opere del Museo a Cielo Aperto, che come ho detto prima sono intorno appese per i muri medievali che ci sono in pietra, che sono per il paese. E qui, sempre a Denice, caro sindaco, non ci sono solo bellezze architettoniche medievali, ma straordinarie e gustosissime eccellenze enogastronomiche. L'azienda agricola Poggio storicamente produce dei mieli dal sapore unico e di assoluta qualità. Allora, io sono voce Eugenia dell'azienda apicoltura Poggio. Siamo del territorio e i vari mieli che riusciamo a produrre nel nostro territorio è miele di acacia, millefiori, castagno, tiglio, girasole. Sono un'azienda biologica, quindi lavoriamo molto sulla qualità e non sulla quantità, anche se i cambiamenti climatici purtroppo questi anni hanno un pochino rallentato le produzioni, quindi cerchiamo di fare quello che possiamo. Qui a Denice si producono diversi tipi di formaggi, tra cui spiccano le ricotte e le tome. Buongiorno, sono Caterina Anfuso, la mia azienda è nata nel 2008, ci occupiamo dell'allevamento di bovini, ovini e caprini. E i nostri animali stanno al pascolo da aprile fino a dicembre, quindi mangiano dell'erba molto genuina. E produciamo queste tome di capra, pecore e mucca e la ricotta molto apprezzata. Qui a Denice lei ci propone uno dei piatti principi del Piemonte, ovvero le squisite ravioli al plin. Buongiorno, io sono Carbone Paola, ho un laboratorio di pasta fresca artigianale e un po' di gastronomia e mi ho prodotto appunto tipico i ravioli al plin, dove all'interno troviamo la carne di bovino piemontese, un po' di carne di maiale e poi io metto un po' di verdura alla scarola. E la mia è un'attività che è nata nel 2010 perché praticamente i miei genitori hanno ancora adesso un ristorante e per portare avanti la loro tradizione ho pensato bene di aprire questo laboratorio. L'azienda agricola Romi produce uno dei prodotti più antichi e caratteristici del Piemonte, ovvero la nocciola tonda gentile delle Langhe. Sì, produciamo la nocciola tonda gentile delle Langhe, siamo qui a Denice da diverse generazioni, io ho ereditato l'azienda agricola da mia mamma che l'aveva ereditato da mio nonno che era del bisnonno, per cui siamo radicati sul territorio da molti anni,
ho deciso di convertire al biologico perché è una scelta in cui crediamo molto, e adesso abbiamo intenzione di aprire anche un piccolo laboratorio per la trasformazione delle nocciole e dei nostri prodotti. Ci troviamo non solo ortaggi freschi, ma anche gustosissime marmellate e conserve, l'anima del guscio. Esatto, sì, la mia è un'azienda familiare che ho ereditato prima dal nonno, poi dalla mamma, insomma, poi è diventata mia, e lavoriamo proprio sulla trasformazione dei prodotti della terra, quindi dalla frutta agli ortaggi, quindi prepariamo salse, sughi, confetture e salse in accompagnamento ai nostri formaggi locali. Quindi siamo una realtà un pochino variegata che cerchiamo ovviamente sempre di arricchire e di implementare con nuovi prodotti. Noi continuiamo comunque a valorizzare questo prodotto, diciamo, insieme a tutto il resto che abbiamo, soprattutto anche alla tutela del patrimonio medievale che abbiamo, anche al patrimonio, diciamo, di sentieristica, di muri a secco, che sono poi tutti patrimonio dell'UNESCO. Con Romeo e con il ristorante Acquario abbiamo dato vita a un menù che coniuga la terra, il mare e il vino, ma soprattutto la terra e il mare, giusto Romeo? È giusto, e l'antipasto prevede un antipasto con affettati della Granda, a seguire dei tagliolini e frutti di mare pescato nei nostri mari, e a seguire un pescato del giorno con prodotti di terra, sono patate, melanzane, pinoli e olive. Parlando di prodotti di qua, qui si usa sempre dire chilometri zero, ma qua abbiamo qualcosa a metri zero, perché abbiamo direttamente i piedi nell'acqua. E questo ci permette di fornire dei prodotti genuini, oltre a essere a chilometro zero, possiamo garantire insomma, di una freschezza eccezionale. Il ristorante è aperto anche tutto l'anno, abbiamo quest'altra cosa, quindi non solo il parcheggio comodo, ma anche la comodità di trovarlo aperto tutto l'anno. Sì, noi siamo aperti tutto l'anno, il sabato e domenica siamo aperti anche a mezzogiorno. Comunque vi aspettiamo, così potete passare con la vostra presenza la veridicità di tutto. Vi aspettiamo con gioia e con entusiasmo.
Allora, proprio con la stessa gioia, stesso entusiasmo, mentre i nostri equipaggi stanno già mangiando, degustando queste cose, noi ci spostiamo in cucina con la nostra nera, ma soprattutto con i nostri chef, per andare a vedere proprio da vicino questo piatto di cui ci parlava Romino, dove il mare e la terra si incontrano. Andiamo in cucina. Ci troviamo nella cucina del ristorante Acquario in compagnia dello chef Antonello e Filippi, che ci hanno preparato un secondo dedicato particolare, dove la terra incontra il mare. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un filetto di branzino in salsa di melanzane. È stato creato appositamente per questo evento, per voi. I procedimenti per preparare il piatto sono praticamente: prende il pesce, un branzino fresco, lo sfiletta, elimina tutte le lische, le spine, la pelle, poi taglia dei pomodorini a dadini e li condisce tutti assieme con dell'olio, aglio e mette tutto dentro nel pesce. Le melanzane, lo stesso, tagliate a cubetti, messe a spurgare un po' con del sale. A questo punto si passano in forno dopo che sono spurgate le melanzane, 5 minuti in forno. Quando sono cotte, dopo 5 minuti, in una padella si mette un po' di aglio, un po' di basilico, due olive, si fa saltare tutto l'insieme, il pomodorino tagliato a dadini con le melanzane, si leva il filetto di branzino per rimpiattamento, il sughetto che ha fatto il filetto di branzino si versa dentro la padella per unire i due gusti, così sente il sapore del pesce perché è stato cotto in forno, che si amalgama con l'affare delle melanzane, e dovrebbe essere molto delicato, via. E ci rimane solo da augurarvi buon appetito. Vintage e Scuderia Diavolo, siamo arrivati al momento delle premiazioni, chiamiamole così, per voi che avete scelto ancora oggi di essere in nostra compagnia. Voglio presentarvi una persona che voi, la maggior parte di voi conoscono già, e siete abituati a vederla sempre dinamica, che si occupa delle iscrizioni, si occupa di questo, di quell'altro. Voglio presentarvi, per chi non la conosce, e invece ripresentarla per chi già la conosce, ma nella sua veste originale, anche sfatando un po' il mito che le donne devono stare a casa, no? Che le donne non sanno guidare o altre cose, la nostra presidentessa Nela, eccola qua. Grazie, troppo gentili. Volevo ringraziarvi di persona per essere qui presenti con noi, e anche Rossano Nicoletto, presidente RIFS, con cui la nostra Scuderia Diavolo è affiliata. Vi ringrazio ancora una volta. Questo è un altro prodotto principe del territorio piemontese, ovvero il riso, che Riso Carenzo ha voluto omaggiare ad ogni equipaggio che ha partecipato a questa prima edizione di Terra Mare Vino. Carissimi amici, la nostra fantastica giornata termina qui, ma non senza ringraziare i nostri straordinari equipaggi e tutti coloro che hanno collaborato e partecipato. Un ringraziamento particolare va al nostro partner Telecupole, e ricordatevi di seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram e YouTube Dimensione Vintage. E arrivederci alla prossima videoavventura!